Buongiorno, Buongiorno pari pari verde, verde. bentornati in un nuovo video. Oggi impariamo giapponese con voi. E voi direte perché? Perché? Perché noi abbiamo imparato a studiare, abbiamo imparato, Abbiamo imparato, stiamo stiamo imparando studiando e stiamo imparando il giapponese e vogliamo e condividerlo quindi con lo voi. E condividiamo con voi. vedete, non c'è frega niente, e noi ve lo insegniamo lo stesso. Esatto. Allora, come prima lezione vi vogliamo insegnare un po' quelli che sono i saluti, perché tanto ce ne sono 852.000, quindi Hanno un modo di salutare per ogni esigenza. ogni esigenza, come al solito, perché sono giappi. Allora, partiamo appunto dai saluti. Come saluti partiamo dal primo, che è quello un po' più conosciuto e anche un po' più versatile. Diciamo che Quello che conosciamo anche senza aver studiato giapponese, il classico ciao. è konnichiwa. Konnichiwa diciamo che è informale, però i giapponesi comunque sono intelligenti, quindi se vedono una persona straniera che li saluta con konnichiwa, tutto sommato ci fa povero piccolo straniero disgraziato che non sa la nostra lingua, però si impegna e quindi lo apprezzano. Il konnichiwa si usa più o meno da metà mattinata fino al calare del sole. Esatto. Prima e dopo ci sono due saluti specifici. Ad esempio, il buongiorno. Il buongiorno, che è Ohayou gozaimasu, che è già formale, quindi lo si può usare bene o male Meno dappertutto. Se male, con sì. qualcuno si è un po' più in confidenza, basta abbreviare, diventa informale, quindi basta dire Ohayou. Ohayou va benissimo anche tra amici. E questo è proprio il buongiornissimo. Buongiornissimo, manca solo caffè. Esatto. Il buonasera, Buonasera, ciao, anche invece, è quello, il konbanwa. giustamente. Konbanwa. Konbanwa. Che è appunto il classico buonasera che si usa dal calare del sole fino al giorno E anche dopo. questo l'abbiamo sentito molto negli anime. Che Esatto. hanno il ciao, il buongiorno, che è anche buon pomeriggio, perché arriva fino quasi a Sera. E sera, esatto, e poi il buonasera. poi si va a E nanna. andiamo a dormire? Sì, no? Sì, 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 andiamo a sì, sì. dormire. Andiamo a dormire, diciamo. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai è la classica buonanotte. La Ce buonanotte. la togliamo bella e desiderio, io sono Minasai. Come facciamo a dire a magari una persona che vogliamo rivedere il nostro classico arrivederci? Ah, Dipende. dipende, ci sono 872 modi. Iniziamo. Iniziamo. Il primo lo conosciamo dagli anime, che è il classico arrivederci appunto da anime, D'anime. che è Jane! Giane! Jane! Ok. Il secondo modo, sempre informale, è Questo il sono. mata. Esatto. Che non è Mata. spagnolo. È Esatto. giapponese. È giapponese, è Non sei mata. Ha contro un toro. È giapponese. capito. Hanno Hanno capito. capito. Hanno Sono di capito. mata. Poi, se vogliamo dire ci vediamo domani, è matashita. Ok. Se invece vogliamo dire ci vediamo dopo, è mata tode. Ora, anch'io me li confondo. Male che va, voi aspettate alle 4 un giapponese, lui si presenta il giorno dopo alle 4, però Però va tutto bene. inizialmente può andare bene. Poi, l'unico modo formale, Perché queste erano tutte tutti ancora informali, informali, eh? per dire, o comunque uno, insomma, l'unico che sappiamo noi, di modi formali, per dire Dire arrivederci. Lo arrivederci. so che, allora io ho questa frase, questa poi sarebbe una parola unica, un concetto unico. L'ho fatta leggere a una mia collega e gli è sembrato un insulto in barese, però non lo è, lo giuro. Esatto, siete pugliesi o campani, Non è un insulto. non è un insulto, esatto, è Vuol dire arrivederci, arrivederci. che è sore de wa mata. Non Non è è una sorepa, sorta. è sore de wa mata. Non è neanche sore de mameta, è sore de Sorry. wamata. Ok. Poi, Ok. se per esempio qualcuno di voi va in vacanza studio e quindi capiterà di uscire di casa per Uscire andare a di casa, scuola o di esatto. rientrare, indipendentemente dall'orario ci sono dei saluti specifici che Esatto, fatti con la famiglia vi ospita. che vi ospita. Anche questi li abbiamo sentiti spesso negli anime. E uno Esatto. è praticamente quello che viene detto alla persona che sta uscendo di casa, che è Iterassai.
Invece, Invece me li bisogna devo rispondere ricordare. mentre Prima stai usci prima di uscire. di uscire dici itekimasu. 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 Se poi siete in una famiglia e quindi in una vacanza studio e quindi magari avete la mamma giapponese un po' apprensiva, sicuramente vi dirà kiyotsukete. Non vi sta insultando, vi sta dicendo stai attento. Stai attento, stai attenta. Anche questo è molto carino. Ora, i Molto, molto. saluti principali sono finiti. Come abbiamo fatto noi per impararli a ricordarceli? Molto semplice. Se Ci avete siamo qualcuno, scritti. ce ne siamo scritti uno. Due, se avete qualcuno che ha la vostra stessa passione, noi per esempio ci siamo salutati così. Anche per messaggio, una volta imparato come si scrive, in romaggi, quindi Romaggi, certo. con i nostri caratteri, Con i nostri caratteri ce li siamo ce li siamo inviati inviati, intanto e ti ricorderemo. continuate a inviare, così ci rimane comunque impresso in Ci mente. sono quelli che si usano un pochino meno, tipo il Sore de Wamata, tipo Giannè, perché tra noi non è così scontato dirci arrivederci, però Però insomma. quelli comunque Buongiorno, ascoltiamo un attimo e ci buongiorno, siamo. buonasera, buonanotte, ciao. Stai Stai attento, attento, insomma. stai attento, ma mi hai riempito la chat di stai attento, perché lei non è apprensiva per nulla. Solo un pochino. Solo un pochino. È che prima glielo dicevo in italiano, no? Dopo ho imparato come si dice in giapponese, carino in giapponese, kiyotsukete. E allora glielo ho detto in giapponese. Carina, Ci proviamo. lei. Va bene, questa prima lezione è finita, terminata. Diteci se vi è piaciuta, diteci se magari volete una seconda dove vi insegniamo i metodi di ringraziamento, magari alcune frasi tipo come ti chiami, mi chiamo Chiami, come ti così, chiamo? come stai, sto così, cose del genere e soprattutto i ringraziamenti. Soprattutto ringraziamenti che ne hanno anche lì per ogni esigenza. Ne hanno per l'esigenza, ma soprattutto a ringraziare in Giappone è tanto importante, quindi quelli sicuramente si devono sapere. E uno dei No, non motivi. a caso uno dei meme più vecchi sul Giappone sono due giapponesi che si inchinano, arigato, 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 e continuano così per tutta la pagina. Esatto. E il motivo per cui vi stiamo insegnando queste cosine. State connessi, perché ci sarebbe la possibilità in un futuro non troppo lontano che vi chiedessimo se vi va di partire con noi, Se avete voglia, se avete voglia, se se potete, potete, per il per Giappone. Giappone. Quindi rimanete connessi perché nei prossimi ci saranno, Vediamo. vediamo, Vediamo come fare. potrebbe esserci vagamente questa possibilità. Se ci state ancora simpatici, non è vero, ci siete simpatici. Quindi, commentino qua sotto, diteci anche, cominciamo a prendere appunti su chi verrebbe effettivamente in Giappone con noi. E niente, al prossimo video. Ciao! Ciao!